E diamo il benvenuto a Valeria Ciarambino, capogruppo dei 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania. Benvenuta, come si dice, onorevole? Benvenuta cittadina, così siamo. Senta, che tipo è De Luca? Guardi, io non ho, diciamo, posso dire il dispiacere di conoscerlo personalmente. È una persona che si manifesta per quello che è nella sua azione politica, dove appunto sta sprofondando la campagna in un disastro che sembra irrimediabile, e si manifesta per quello che è anche nelle sue esternazioni, che di politico hanno poco, ma che dicono la levatura morale del personaggio. Sì, giustamente dicono di ricordare che il presidente della regione Campania, ma glielo domando perché l'ha insultata, no? Ha usato un termine sgradevole per dire: ma fatela stare zitta. Allora, e quando si passa al personale, quanto è grave? Le preannuncio che poi ho un elenco di insulti che ha fatto Beppe Grillo agli avversari che non riusciamo più. Quanto è grave dal suo punto di vista? Guardi, allora, io le dico in tutta sincerità che proprio dato il personaggio è un'offesa che non mi ha colpito personalmente, perché non do peso alle parole delle persone che non stimo, ma che ho ricevuto migliaia di messaggi da parte di tante persone, anche genitori di ragazzi bullizzati perché appunto erano in sovrappeso, che vivevano questa cosa con grave disagio, che erano profondamente feriti. Quindi è stata una uscita infelice, chiamiamola così, che ha colpito tantissimo, che ha colpito l'immaginario collettivo. E le dico che se anche De Luca non mi ha chiesto scusa, anzi mi ha detto di andare al diavolo, mi hanno chiesto scusa tantissimi cittadini della Campania, anche elettori di De Luca, che si sono vergognati per lui. Quindi la Campania è un buon segno. La Campania è migliore di chi la governa. Però, cartello 20, e questa immagino se l'aspettasse, e dobbiamo discuterne anche con l'aiuto dei nostri colleghi, 5 Stelle e gli insulti sul web. Il web è un posto terribile proprio per il bullismo di cui parla lei, tra l'altro, quindi è un posto dove proprio esce spesso il peggio del sentire degli italiani. Grillo scatena offese online, che fareste in auto se aveste con voi la Boldrini? Su Boschi e Picerno, lui ritweet, immagino sia che rigiri una cosa che hanno detto agli altri, la rilanci. Boschi, dove sei? In tangenziale con la Pina, che è Picerno. Su Vendola, con l'hashtag Baby Vendola, Grillo fa ritwitta, cioè rigira dei messaggi mandati da altri, di tante frasi offensive. Allora, che ne pensa? Allora, guardi, ricordiamo che De Luca non è nuovo a queste uscite. De Luca è quello che ha detto che Bindi, il presidente della commissione antimafia, peraltro del suo partito, era un infame da uccidere. È colui che ha chiamato la Raggi bambolina imbambolata e che appunto nei giorni scorsi ha offeso me. Tutte queste offese hanno una caratteristica: non hanno nulla a che vedere col piano politico. Sono delle offese squisitamente personali, gravissime, pronunciate dal presidente della terza regione d'Italia. E il leader del primo partito? Grillo è un personaggio sopra le righe da sempre, che utilizza toni forti da sempre e li utilizza per portare all'attenzione delle tematiche che sono di carattere politico, altrimenti magari i giornali neppure ne scriverebbero. Penso, per esempio, la in tangenziale, oppure che faresti con la Boldrini in auto. Su quella cosa è stato chiesto scusa perché è stata un'uscita infelice, ma in termini generali le uscite di Grillo, i toni forti sono sempre legati a temi politici per darvi attenzione. Penso per esempio alla finta abolizione dei vitalizi, a questa barzelletta che si è consumata nell'ufficio di presidenza della Camera l'altro giorno, dove hanno rispedito al mittente la proposta del Movimento 5 Stelle di abolire il privilegio delle pensioni dei parlamentari, e si sono inventati una finta abolizione dei vitalizi dove a chi prende 70.000 euro toglieranno 1.000 euro all'anno per 3 anni. Però ci metterebbe tanto De Luca a dire: ma io intendevo sul piano politico, perché loro queste cose o si fanno o non si fanno. È un presidente di regione, rappresenta un'istituzione. Un'istituzione dovrebbe essere un faro di moralità. De Luca è un faro di immoralità, purtroppo, nella mia regione. Sì, poi, c'è da dire che l'educazione è come il coraggio di Don Abbondio: se non ce l'hai non te la possono dare. Nel caso di Luca devo dire che è una cosa che si protrae nel tempo. Però c'è nell'atteggiamento di Luca, a parte l'offesa, una contrazione inevitabile della democrazia, perché ha calpestato un suo diritto. Però parlando di contrazione della democrazia, devo dire che nel suo partito vi battete benissimo. In questo momento, in queste ore, c'è un ricorso della candidata di Genova, Cassimatis, nei confronti di Grillo. Sappiamo tutti la storia: Grillo l'ha eliminata praticamente dalla lista, scegliendo un suo uomo, dicendo: fidatevi di me, non va bene.
Allora, lei come ritiene un atteggiamento di questo genere da parte del suo leader? Guardi, io ringrazio Beppe Grillo prima di tutto da cittadina che crede nel progetto politico del Movimento 5 Stelle. In Parlamento abbiamo avuto in questa legislatura 325 cambi di casacca. Vuol dire che c'è un problema e vuol dire che vanno prese delle misure, vostre, delle contromisure. Molti sono dei 5 Molti stelle. Sono dei 5 Stelle e non le dico la rabbia che io provo nel vedere quelle persone che hanno tradito gli elettori che hanno creduto nella rivoluzionarietà del nostro progetto oggi stare tra le file di Forza Italia, di PD, del PD o addirittura aver stretto alleanze con un partito delle bande musicali per evitare di scomparire. Allora corriamo a ripari prima che queste situazioni si verifichino. Beppe Grillo aveva elementi per fare quello che ha fatto, ci ha sempre visto giusto, lo ha fatto nell'interesse dei cittadini anzitutto che credono nel nostro progetto per non dover correre ai ripari dopo. Quali dico sono questo. Gli elementi però, mi perdoni, non siamo ancora riusciti a capire. Gli elementi sono, sono venute fuori delle segnalazioni che facevano riferimento tanto a quel candidato sindaco poi sconfessato che ad alcuni membri della lista che avevano offeso esponenti del Movimento 5 Stelle, che avevano sostenuto la linea dei fuoriusciti anche dopo che erano fuoriusciti. Se non si può avere fiducia dei candidati, figuriamoci appunto che cosa succede. Virginia Raggi ha due vesti di garanzia. Ora ci arriviamo. Angela Mauro. Mi ricollego un attimo alla domanda di Stecchia, ma non era possibile farlo prima? Cioè un danno d'immagine irreparabile, far vincere una persona e poi spodestarla per... Oltretutto adesso rischiate anche di non potervi candidare. Guardi, sicuramente è stata una decisione difficile. Ma io le dico questo, per candidarti nei partiti tu devi fare il portaborse per un decennio e dopo sborsare anche soldi per poterti candidare. Sì, ma risponda sul 5 Stelle, nel Movimento non sugli altri. Appunto, gli no, altri. E mi spiego, perché la differenza sta proprio in questo. Nel Movimento 5 Stelle magari non sei portaborse, però se dici qualcosa su Grillo devi stare attento tre volte. Non è così, no? Nella maniera più assoluta. Nel Movimento 5 Stelle beh, si candidi se ha vinto le primarie, perché l'accusate lei e i suoi sostenitori di senza essere mostrare stati, poi quali basi. Infedeli alla linea dei 5 non Stelle. Non si tratta di essere infedeli alla linea. Nel nostro movimento ci sono poche regole e quelle regole vanno rispettate. È un progetto politico che si basa sulla fiducia. Noi siamo dentro le istituzioni perché vogliamo riportare la fiducia dei cittadini alla politica che l'ha così brutalmente calpestata. Lei si immagina che cosa vuol dire portare nelle istituzioni delle persone che il giorno dopo che sono state elette col Movimento 5 Stelle tradiscono e vanno con altri e si intascano tutti i soldi mentre noi ci dimezziamo lo stipendio, li restituiamo o non rispettano il limite dei due mandati. Abbiamo poche regole e le facciamo rispettare. Può essere pure. Il punto è come si arriva a stabilire che uno si è intascato i soldi, che non ha rispettato le regole. Cioè se vi dice Grillo, fidatevi di me, per una volta può pure andare bene, ma se lo rifà, voi gli chiedete, ma ci fai vedere questi messaggi su cui hai formato un giudizio? Oppure siccome l'ha detto Grillo... Allora, Beppe Grillo è il garante del Movimento 5 Stelle, è colui che insieme a Gianroberto Casaleggio hanno messo su questa incredibile avventura che è unica al mondo, ed è un garante nel senso che anche tutela questo progetto. È un garante che ha la caratteristica di non essere in conflitto di interessi, perché Beppe Grillo non è candidabile e non si candiderà mai. Quindi è la persona più libera per garantire il rispetto delle regole all'interno del movimento. Non è lo stesso Grillo, mi scusi, che solo fino al mese scorso aveva raccomandato proprio in virtù di un rapporto di fiducia a Virginia Raggi, mi raccomando, fai fuori Marra, non metterti con Romeo, eccetera, eccetera. Poi cosa è successo? Che la Raggi non li ha obbedito tra virgolette, non ha atteso alle aspettative di Grillo, è successo quello che è successo, due visite di garanzia e il delirio totale al Campidoglio. Veramente, non è la stessa persona. No, io mi aspetto che al quinto anno di amministrazione Raggi siamo ancora a parlare di questa storia e non di tutte le cose che Virginia Raggi sta facendo mi per aspetto Roma. Anch'io ci siamo accorti, Virginia Raggi si è accorta forse un po' tardi che a quella persona non andava data fiducia ed ha chiesto scusa, ma io lo ribadisco, Marra era uno che aveva un curriculum di eccezione, quindi non ci si può dire di essere andati su una persona che non aveva delle licenze, chiunque al nostro Angela posto Mauro. Avrebbe sbagliato. Senta, parlando di democrazia digitale, voi dite di essere maestri della democrazia digitale, ecco, io sono andata a rivedere un po' di cose, dite anche di ispirarvi ai pirati tedeschi, c'è Giulia Reda che è un europarlamentare della Germania che ha proposto una riforma del copyright, perché i pirati tedeschi dicono che il copyright confligge con la democrazia digitale. La vostra piattaforma Rousseau è però di proprietà intellettuale della Casaleggio Associati e non è controllata da soggetti esterni ai capi del movimento. Non pensa che questa sia una limitazione e anche una contraddizione, visto che è lo stesso Grillo che dice di ispirarsi ai pirati tedeschi?
Guardi, noi abbiamo dei sistemi di certificazione. Ogni volta che si fa una votazione sulla piattaforma, che appunto per noi è uno strumento di democrazia diretta, che ci auguriamo possa essere sempre più estesa all'interno di questo paese, dove sì, invece chi governa se ne frega di quello che vogliono i cittadini, quando noi prendiamo decisioni di questo tipo esistono delle società terze che certificano la correttezza del voto. Non è vero. Qui, assolutamente vero, per cui c'è la massima trasparenza possibile e c'è una certificazione da parte di un ente terzo. Questa è garanzia della veridicità delle votazioni. Specchia, che si fanno. Non credo che sia caduto un pochettino l'innocenza del 5 Stelle dal punto di vista europeo, perché io ricordo che fino a 2 mesi fa si è discusso in maniera anche feroce all'interno del movimento per passare prima da Farage, quindi dagli ultranazionalisti, quindi filoreghisti eccetera, poi si è voluti passare all'ALDE, quindi europeisti al massimo, liberali, poi l'ALDE ha rifiutato di avervi con loro, quindi voi siete tornati da Farage. Allora, se c'è una coerenza che è una coerenza anche etica e morale, io credo che a livello almeno europeo quella dei 5 Stelle sia venuta meno, non è d'accordo? Risposta breve, la prego. Assolutamente no, all'interno dei gruppi europei non funziona come funziona nel Parlamento italiano. Ogni volta che noi abbiamo chiesto di entrare in un gruppo abbiamo chiesto l'indipendenza riguardo alla linea da portare avanti. Se lei si va a vedere le volte in cui abbiamo votato in linea col partito di Farage si rende conto che veramente si tratta di poche volte. Noi in Europa siamo dentro un gruppo perché questo lo prevede il regolamento del Parlamento europeo, ma portiamo avanti il programma, la politica europea del Movimento 5 Stelle. E non volevate Stelle. Andare con loro per avere più voti, fare più massa e quindi imporvi di più e loro vi hanno rifiutati così perché guardi, si sono resi conto che la domanda la dovrebbe fare al presidente di ALDE che ci aveva dato la sua parola e che poi i suoi hanno sconfessato. Credo che chi ne esce male sia ALDE. Grazie Valeria Sarambino, grazie per essere stata con noi.